Quando invece, richiamandosi all'insegnamento del Magistero Pontificio, si impegnano nella lunga battaglia contro la rivoluzione. Cattolici contro rivoluzionari. Le avvisaglie del cambiamento epocale provocato dalla rivoluzione dell'89 si sentono ben presto anche in Italia, in seguito all'invasione del Piemonte da parte delle truppe francesi nel 1794 e soprattutto al triennio giacobino 1796-1799 che inaugura la dominazione napoleonica della penisola, protrattasi fino alla restaurazione del 1814. La repressiva contemporaneamente nei confronti dei cattolici e dei socialisti. Il principale tra questi accordi è senz'altro quello che va sotto il nome di Patto Gentiloni. L'Unione Nazionale Moderati Invalidi del Lavoro in questa giornata ha preso l'iniziativa di portare a Teramo il presidente nazionale del Centro Internazionale Luigi Sturzo e di presentare alla cittadinanza teramana la sezione provinciale di Teramo. Lo ha fatto questa unione perché gli scopi dell'Unione Nazionale Moderati Invalidi del Lavoro e gli scopi del statutari dell'associazione culturale vi sono molte affinità, vi sono percorsi comuni che possono essere fatti insieme ed ecco allora l'iniziativa di sviluppare un dibattito culturale a livello provinciale e la creazione della sezione provinciale del Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo. Sono certo che intorno a questa iniziativa si svilupperanno molte tavole rotonde e vi rientrerà in queste tavole rotonde sicuramente il problema della solidarietà, il fenomeno della sofferenza e quindi tutti i temi cari all'Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro che ce li ritroviamo nello spirito e nel percorso culturale del Centro Internazionale Luigi Sturzo. Quindi riteniamo questa mattina di aver offerto alla provincia di Teramo, alla città di Teramo, al comune stesso una occasione per discutere grandi temi di grande attualità, nonostante i tempi e gli anni trascorsi, ma il pensiero di Luigi Sturzo, le indicazioni, le intuizioni di allora sono al momento più che attuali e noi vogliamo così dare l'occasione, l'opportunità ai tanti teramani che sicuramente si sono ritrovati a seguire quell'insegnamento, dargli la possibilità di discutere e di discuterne a più voci, liberamente, senza nessuna etichettatura e senza alcun vincolo specifico. Abbiamo voluto aprire un dialogo, speriamo di portarlo avanti.